Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081 560 2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Buonasera e bentornati a questa quinta puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della trasmissione di questa sera è economia e risparmio. Passo quindi a presentare gli ospiti in studio. Abbiamo l'avvocato Antonio Esposito, il consulente finanziario Ciro Formisano. Buonasera. E in collegamento abbiamo la psicologa Rita Menditto. Prima di dare la parola a Sergio, voglio ricordare che è possibile seguirci anche sui canali social. Saremo in diretta Facebook sulla pagina Sergio Anguisano 2 e potrete interagire con gli ospiti, se volete, chiamando al numero sovraimpressione. Grazie a te Sergio. Grazie a te Giussi, buonasera a voi, benvenuti in questa quinta puntata. Come giustamente ha introdotto Giussi, abbiamo degli ospiti importanti. Questa sera parliamo di un argomento altrettanto importante, perché stiamo parlando delle vostre tasche. Parleremo di economia, parleremo di risparmio, lo faremo con l'avvocato, come abbiamo già introdotto in apertura, con l'avvocato Esposito e soprattutto lo faremo con il consulente finanziario dottor Ciro Formisano. Perfetto, buonasera a voi, benvenuti in studio. Avvocato, se non sbaglio, lei è già stato nostro ospite. Andiamo proprio ruvidamente, a gamba tesa, rubando un termine calcistico, in argomento. Che cosa significa risparmiare, avvocato? Ma guardi, il risparmio oggi è una parola che può spaventare, perché il periodo è particolare, è un momento storico che ha provato un po' tutti noi, quindi è anche sotto l'aspetto globale c'è stato uno stravolgimento, direi, epocale. Risparmiare è una propensione che le famiglie, le imprese, le pubbliche amministrazioni hanno nel mettere da parte risorse diciamo economiche, finanziarie, volte poi a un futuro investimento. Io in merito volevo
essere, come dire, un tantino forse come dire, polemico. Cioè oggi quando le famiglie nella televisione, in TV si sente il risparmio, si sente in pericolo i risparmi, i risparmiatori si lamentano eccetera, si comunica ai nostri cittadini, ai nostri telespettatori sempre una forma di paura, di incertezza. È chiaro che investire quindi diventa un problema, perché un padre di famiglia, un'impresa, una società o chi per esso hanno un momento dove devono, credo necessariamente in questa fase, avvalersi di una consulenza finanziaria. Credo che sia necessario, perché l'andamento socio-economico... Senta, la interrompo con una domanda che ci hanno fatto da casa. Allora, che differenza c'è tra risparmiatori e investitori? Forse la possiamo chiedere al... Dottor Formisano. Sì, al dottor Formisano. Sì, concetto. Purtroppo noi in Italia siamo il fanalino di coda d'Europa sulla cultura finanziaria. Oggi, come diceva qui l'avvocato, c'è paura di prendere delle scelte sugli investimenti. Perché c'è paura? Perché la cultura è bassa. Quindi si dovrebbe partire dall'ABC della finanza, un po' come il bambino che deve imparare la matematica, si deve partire dalle tabelline per poi andare avanti. E infatti quello che noi dobbiamo cercare di inculcare nel risparmiatore è di farlo entrare negli investimenti a piccoli passi. Vabbè, diciamo che forse noi ricordiamo, il popolo italiano è un popolo di risparmiatori, ha sempre investito nel mattone, tuttora il risparmio italiano so che supera i 4.000 miliardi di euro in mura, nelle banche, nei conti correnti, quindi in realtà non c'è una cultura moderna. Adesso siamo contratti perché c'è una propaganda, diciamo, siamo in un momento di crisi. Quindi come possiamo superare? Forse possiamo fare la domanda alla psicologa in questo caso. Sì, io infatti volevo introdurre e salutare Rita Menditto che ci sta seguendo dal suo studio. Buonasera Rita Menditto, sei in collegamento? Intanto che aspettiamo il collegamento mi assicurano dalla regia che c'è Rita Menditto, se me la passano. Eccola, quanto è bella. Dottoressa Menditto, buonasera a lei, come stai innanzitutto? Benvenuta in trasmissione. Grazie, tutto bene, grazie per avermi ospitata, come sempre è un piacere essere lì con lo voi, anche se siamo in questa modalità. Lei ci starà seguendo, in queste prime battute abbiamo introdotto proprio a mazza secca, come si dice, l'argomento anche timore, risparmio, timore di perdere soldi, timore del risparmio, timore soprattutto di qualcosa di cui non si ha una conoscenza perfetta, diciamo, non tutti hanno la capacità e quindi si ingenera quella sorta di ansia, di paura. Come si può risolvere questa cosa secondo lei? Condivido in pieno in quello che stavate per dire, anche perché il problema è che non siamo educati alla gestione dei soldi. I soldi sono un simbolo, rappresentano tante cose, i soldi sono molto spesso, no, sono stati inventati per un mezzo di relazionarci con gli altri, ma purtroppo, ahimè, neanche nelle scuole è contemplata l'educazione finanziaria, proprio come imparare a gestire non solo il denaro, ma tutto il potere che dietro il denaro c'è, il simbolismo che esiste nel denaro. Io sono sicura che se ci fosse, no, come è stato detto, qualcuno che ci conduce verso la strada della gestione finanziaria, il nostro rapporto con il denaro sicuramente sarebbe più sano. Dottoressa, prima di ritornare sul signor Formisano, volevo dire,
Lei ha parlato più volte di anziani, perché di solito sono gli anziani, terza età, che riesce a mettere qualche soldino, anzi in questo periodo di grande incertezza i nonni stanno probabilmente sostenendo i figli e anche i nipoti. Ma dal suo punto di vista i giovani hanno la stessa reazione di un anziano rispetto a una defezione di risparmio? O del risparmio? No, assolutamente. Assolutamente, il denaro è circolarità, è flusso, può essere rappresentato un po' come l'acqua e molto spesso ci si ritrova proprio, no, a trovare gli anziani, quelli che conservano questo denaro, proprio perché rappresenta questo flusso che un po' si sta fermando, non sanno più come reinvestire, come far circolare questo flusso emotivo che c'è dietro il denaro e quindi lo conservano, conservano un po' le loro emozioni nella speranza che ci possa essere poi un ricordo emotivo e affettivo nel momento in cui si ritrovano questi. Io perché la voglio in trasmissione? Perché lei ci disegna le risposte. Io la adoro, spero che non si senta nel senso più professionale del termine. Quindi io sono una persona anziana, Formisano, sono anziano, ho questo principio di ansia molto forte. Non vado in farmacia, vado dal medico, giusto? Certo. E la stessa cosa accade per il risparmio, secondo lei? Diciamo perché che... non vado in farmacia e vado dal medico? Ecco la domanda che volevo farle. Allora, io vedo il sistema bancario un po' come... Stanno arrivando un sacco di domande da casa, ve lo come voglio lei dire. Diceva che la farmacia, anche quindi io metto a confronto la banca con la farmacia. Se io dovessi scegliere la cura adatta al malessere che ho, andrei direttamente in farmacia. Bypasserei quello che è la figura del medico. Quindi, non sapendo il medicinale giusto, io mi rivolgo al medico e poi vado dal farmacista per comprare il medicinale appropriato. La stessa cosa, la banca ha una pluralità di prodotti finanziari, nonché strumenti finanziari, dove ogni prodotto può essere allocato in base a delle esigenze a una specifica persona. Quindi è proprio questo il lavoro della consulenza. Il valore della consulenza è a dare dei prodotti appropriati alla persona che chiede quel tipo di che ha quel tipo di esigenza. Perfetto, abbastanza chiaro. Avvocato, dal suo punto di vista invece volevo chiedere, è ancora importante per esempio diversificare? Perché a volte una volta si mettevano sotto al materasso, si mettevano sotto alle mattonelle, così facevano i nostri nonni. Oggi con l'evoluzione è cambiato veramente tutto, è ancora importante diversificare i propri risparmi anziché buttarli tutti sotto al materasso? Dal suo punto di vista possono essere utilizzati e immessi anche in un mercato di economia più ampio in maniera diversa? Ma certamente la diversificazione degli investimenti penso che sia, con la correzione del nostro consulente Formisano in studio, penso che sia alla base di un investimento che paradossalmente può diventare più sicuro, perché oggi da un punto di vista globale di economie che sono in continuo fermento, stravolgimenti culturali, storici, economie emergenti, è chiaro che un investimento che abbia un ventaglio di soluzioni, quindi diversificato in azioni, obbligazioni, fondi azionari, non entro nello specifico perché ahimè non è il mio lavoro, è altro, però dico, lei mi ha chiesto un mio punto di vista. Il mio punto di vista in merito è la risposta è sì, quindi diversificare gli investimenti, e anche in questo caso il fai da te io lo sconsiglio, perché oggi anche il trading online eccetera eccetera, con un click si hanno dei laudi guadagni, ma si possono avere anche delle vertiginose
perdite. Quindi diversificare gli investimenti sempre con il consiglio e la consulenza di un consulente che possa conoscere probabilmente o avere esperienza, andare dallo specialista su determinati appunto. L'avvocato Formisano voleva intervenire, vero? Sì, certo, proprio sulla diversificazione, perché puntare su un solo prodotto. Io ringrazio la regia, diciamo, per il supporto, sta mandando delle slide in modo che anche da casa possono capire meglio, perché l'argomento non, certo, è molto pure semplice. Su questo poi c'è tanto da dire. Sì. Proprio sulla diversificazione. La diversificazione è alla base della regola del mercato. Partiamo dai piccoli negozianti, dove prima avevano dei monoprodotti. Oggi non è più pensabile gestire un monomarca, quindi nel fare la diversificazione c'è un ampio ventaglio da poter offrire all'investitore finale. Certo, certo. Quindi, per esempio, non solo quello del multi. Senta, avvocato Formisano, ci sono forme di risparmio per piccoli importi? Questa è una domanda che ho preso da casa. Sì, allora. E può dare qualche consiglio nel specifico? Per diciamo che la differenza proprio tra il risparmiatore e l'investitore. Il risparmiatore è il ragazzino che inizia ad approcciarsi con i primi risparmi. Quindi pensiamo che si può iniziare a risparmiare pure con 50 euro a salire, non necessariamente c'è bisogno di grossi capitali, anzi molte volte i patrimoni nascono dal primo mattoncino a salire, così si costruiscono anche i palazzi, se non faccio errato. Come facevano anticamente. Esattamente, quello che poi mia nonna mi ha insegnato era proprio quello, a mettere la prima, all'epoca c'erano le lire, la prima mille lire nel salvadanaio. Oggi ci sono degli strumenti che permettono questo. Sarebbero i cosiddetti piani di accumulo. Perfetto, noi stiamo andando un pochino al piccolo trotto, quindi da casa io vorrei tentare di riportare la discussione in un binario, in modo che da casa, perché ripeto, è una materia abbastanza complessa, stanno arrivando tantissime domande da casa, noi ringraziamo, qualcuna la prendiamo, qualcuna no, ma non per mancanza di rispetto, perché abbiamo un sacco di domande anche noi, per cui ci scuseranno gli amici che ci stanno seguendo, abbiamo per il momento fermate le telefonate, ne abbiamo una decina in coda, quindi abbiate pazienza, perdonateci, perché è veramente una materia che è molto vicina, la tenete più o meno tutti nelle vostre case, perché giustamente Giussi prima diceva se ci sono forme di risparmio per i piccoli importi, perché in linea generale quando parliamo di risparmio uno pensa immediatamente a chi ha tanti soldi e riesce anche a risparmiare, non è esattamente così, riesce a risparmiare, come dicevamo in apertura, anche il pensionato che, fatte le spese, quel riparto c'ha, come ha precisato in maniera ottimamente perfetta, bene, tecnica, l'amico Formisano, anche con 50-100 euro si riesce a fare un piccolo accumulo di un piccolo risparmio, perché il risparmio non deve essere per forza qualcosa che ci fa sognare la barca, la Ferrari o la casa, quel piccolo accumulo che ci dà quel minimo di garanzia, e qua chiederò ancora il conforto della dottoressa Menditto, quindi arrivare vicino alla porta di casa, Menditto lei mi segue? Poi girarsi, guardare il cassetto e dire ora vado dal consulente, perché tenerli nel cassetto mi muoiono, mi scompaiono piano piano, invece tenerli in un posto dove posso non solo garantirli ma anche farli crescere un pochettino in proporzione di quello che metto da parte, vuol dire che sto facendo un ottimo lavoro, sono un piccolo risparmiatore, è giusto Menditto? Assolutamente, guarda, cade a pennello una cosa che mi è venuta in mente mentre vi ascoltavo, non so se ricordate quella storiella dei talenti, no? Di cui un padrone dà i talenti ai propri
operai. Già la parola talenti ci ricorda tante cose, prima i soldi erano chiamati così, eppure da questo talento ognuno di loro, no? Mentre ognuno di loro fa qualcosa di questo talento, e straordinariamente l'insegnamento che ci viene dato è che la persona che l'aveva conservata all'interno della terra viene punito, no? Perché questo talento poi non viene reinvestito e viene soltanto consumato dalla terra. Io penso che questa metafora la dice lunga sul significato e sull'importanza del denaro e di questi talenti che noi oggi chiamiamo quindi soldi. Quelle garanzie, quelle certezze, succede qualcosa, arriva una bolletta che non ci aspettavamo, una sanzione, una multa, che stanno andando un poco a rompere le scatole a tutti i cittadini, e quindi io dico vabbè, c'ho qualcosina, posso fare fronte a queste piccole spese. Io però volevo dire una cosa, la volevo chiedere invece ad Esposito questa cosa, avvocato. Noi abbiamo parlato e stiamo parlando di piccolo risparmio, perché io credo che sia il tema centrale della puntata. Però un passaggio sul settore del lusso, avvocato Esposito, dal suo punto di vista, secondo lei è in crisi? Perché noi abbiamo delle informazioni completamente diverse. In questo momento che può apparire di crisi generale, il mercato del lusso sta andando veramente per la maggiore. Vada, avvocato. Ma sul piccolo risparmio, per la verità, vorrei un attimo sottolineare un discorso. Credo che chi fa questo lavoro, quindi consiglia investimenti, fa consulenza per investimenti, deve anche comprendere che oggi il risparmio si è diciamo ridotto in funzione di un reddito, che non è più un reddito diciamo stabile, diciamo, a volte in alcuni casi soddisfacente, ma verso la fascia giovanile abbiamo un reddito saltuario molto ridotto, diciamo può all'occorrenza far sì che ci sia la soddisfazione di beni diciamo di consumo necessari, quindi al momento, però la propensione al risparmio tende a scendere, specialmente tra i giovani, anche perché non avendo risorse sufficienti non vedo poi cosa possano risparmiare. Quindi questa è un'esortazione anche all'economia a far sì che i giovani abbiano un reddito più soddisfacente, in modo da incentivare il risparmio. Però mi conforta sentire che c'è una possibilità di investimento anche per capitali o piccole somme o piccoli investimenti. Se guardiamo il lusso o guardiamo grandi capitali o guardiamo diciamo un lusso che invece sale o comunque ci sono grandi poteri economici, beh, questo è purtroppo una realtà del nostro tempo, una realtà sociale, culturale ed economica che si scontra con una realtà diciamo spicciola, quotidiana, che è completamente scollata o completamente diversa da quella che è un'economia globale fatta di grandi poteri economici e fatta soprattutto di grandi investimenti, se vogliamo. Formisano. No, lei prima citava se il lusso è in crisi o meno. Io dico che il lusso non va in crisi, anzi il lusso si sposta. Molto probabilmente oggi in Italia il lusso può avere qualche difficoltà, ma visto e considerato che ci sono altri paesi dove economicamente sono più avanti di noi, il lusso non fa altro che spostare il business da un paese a un altro. Le faccio un esempio: la concessionaria della Ferrari più grande del mondo oggi non sta più a Modena, ma sta a Pechino. Signori miei, significa che la Ferrari continua, Monza voleva dire, continua a fare il suo business, ma in un altro paese. Quindi il lusso è sempre al top. Quindi non trova mai crisi. Incombe la? Incombe la pubblicità. 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 A fra poco.
Fiori di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081 560 2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Eccoci qua, benvenuti, bentornati chiaramente, perché ci eravamo lasciati in maniera anche abbastanza simpatica, avevamo lanciato la pubblicità e io ero rimasto col dito così. Allora, prima di lanciare due slide molto molto importanti, c'era per la dottoressa Venditto da casa, ma era una perplessità anche del nostro amico Formisano. Per la dottoressa Venditto, dottoressa, cosa voleva chiedere alla dottoressa Venditto? Oggi tutti quanti noi ci muoviamo per due ragioni fondamentali. Il primo è l'amore e il secondo è il denaro. Come mai proprio sulla seconda, sul denaro, c'è una repulsione da parte dell'utenza prendere decisioni a come allocare il denaro? Tende sempre a rimandare questa decisione, come se fosse un qualche cosa da non voler parlare. Sì, è vero, ha ragione. Cioè, molte volte si evita. Una sorta di tabù, Rita. Beh, più che di tabù, io direi, come prima ci siamo detti, il denaro ha un aspetto simbolico e psicologico molto forte. Uno di questi rappresenta il potere. Se io ho soldi, mi sento potente. Perdonami, molto sessista come principio? O vale lo stesso anche per le donne? Sì, non è una questione di orientamento sessuale o di natura sessuale, ma proprio di quello che rappresenta nella nostra società il denaro.
Certo. No? E quindi ovviamente se il potere del denaro è un simbolo, perché il potere non è soltanto sotto un aspetto di valore societario, ma sotto un aspetto di valore morale, se io ho dei soldi sono una persona importante, posso comprarmi quello che voglio, non ho limiti, quindi la mia autostima aumenta, e questo è il motivo probabilmente per cui ho la difficoltà di lasciarla andare, perché come si svanisse questa autostima che mi è cresciuta grazie all'avere questo denaro. Mendito, mi scusi, c'è una sorta di simbolismo dietro a questa cosa, oltre che alla rampa. Sì. Brava, mi ha capito. Quindi? Sì, certamente, è proprio così, no? Il denaro, si dice sempre che il denaro più ce ne hai, più ne vuoi, proprio perché è come se dovessimo saziare un altro aspetto di noi, che è quello della fiducia in se stessi, dell'autorevolezza, del fatto di essere dagli altri visti. Quindi ovviamente tutto questo... c'è una differenziazione sostanzialmente, no? Sì, e parlando sì, di assolutamente. Io volevo chiedere a Formisano la differenza tra sportello bancario e consulente. Facciamo capire agli amici da casa, perché chi è che non entra, anche io vado in banca ogni tanto, molto poco ma ci vado, quindi la differenza tra consulente e sportello bancario. Formisano. Guardi, ne parlavamo proprio prima, è un po' come la differenza tra la farmacia e il medico. Perché io vado dal medico e non vado direttamente in farmacia? L'investimento va costruito in base alle esigenze delle persone. Le mie esigenze sono differenti da quelle dell'avvocato, quello del conduttore, quello della bella signora. Ognuno ha delle esigenze. Dietro ai soldi ci sono degli obiettivi, quindi in base a queste tipologie ci si sceglie un prodotto. Quindi andare in banca direttamente senza aver pianificato un disegno di come voler allocare questi risparmi, secondo me alla base. Perfetto. Avvocato, lei è pronto? Noi abbiamo parlato di differenze, però stiamo parlando anche di investimenti in maniera molto molto ampia. Ci sono degli investimenti personalizzati, chiaramente, che mi piacerebbe che fra voi dialogaste proprio su questo elemento, perché tra poco arriveranno anche delle slide con il supporto della nostra meravigliosa regia, che stasera dopo mi inginocchio. A proposito di regia, perdonatevi, io devo salutare la nostra regia esterna, Massimo Pacilio, che mi sopporta malamente, ma mi sopporta e mi vuole bene. Ciao Massimo, avevo promesso che ti avrei salutato, in questi giorni hai fatto un lavoro straordinario, e domani mattina anche tu, Perugino, sei meraviglioso, e stasera ci state dando veramente un grande supporto. Guarda, continui, guardando in camera, perché ci vogliono io bene da casa. Penso che l'investimento, dobbiamo fare una distinzione importante. La prima è proporzionata al rischio. Ci sono ovviamente persone che investono in modo sicuro e certo, ovviamente avranno, andranno a guadagnare di meno. Chi fa un investimento rischioso potrebbe vedere il suo capitale triplicare, però dal canto potrebbe anche avere una battuta di arresto e perdere e avere un netto, potrebbe avere una perdita. Di fatto gli investimenti, ripeto, come diceva il dottor No, c'è una alzata di dito, mi scusi un attimo, sì. Avvocato. No, Formisano. Mi soffermerei proprio su questa slide qua, sulla cosiddetta. E l'ho fatta mettere apposta perché sì, l'argomento vedo era questo. Un poco un portafoglio di una persona, un po' come una piramide. Allora, per essere un individuo, per essere sereno, deve prima cosa sentirsi protetto.
Quindi alla base io metto la protezione. Quindi se io ho le giuste allocazioni nelle fondamenta dove ho la protezione dei miei beni, intesa come posso immaginare, anzi posso consigliare, come prodotti assicurativi. Mi rubano la macchina, ce l'ho assicurata, si rompe la casa, ce l'ho assicurata. Il secondo step è quello della liquidità. Una persona, per sentirsi sicura, deve saper di disporre in maniera immediata di una parte liquida del suo portafoglio. Quindi voglio fare questa spesa o questa spesa imminente, la devo poter fare con la massima libertà. Poi un'altra allocazione sempre della fetta del mio portafoglio, e come vedete inizia a stringersi nella piramide, c'è la cosiddetta riserva. Quindi sono quelle spese extra che diciamo possono sopraggiungere le multe di cui parlavo io prima. Ma il rendimento, se noi ci rifacciamo sempre alla piramide, il rendimento lo troviamo proprio nella parte nell'apice della, e lì mi posso pure permettere, se permettete, di rischiare su quella parte, perché su quella parte di portafoglio fatto 100, a me quei 10 non serviranno mai. E la parte eccedente? Esattamente. Quindi là io trovo l'extra rendimento. Prima di lanciare la seconda slide, io voglio far capire, perché senza entrare in tecnicismi, c'è una telefonata in arrivo, eccomi anche io con la papera in diretta. No. Okay. Saltata, caduta la linea, meno male. No, io volevo dire, io ho 10.000 euro, non li ho, ho 10.000 euro. 100.000. Perché li devo portare a lei? Qual è la differenza fra tenerli nel mio cassetto del comò o darli a un consulente di finanza? La gente da casa alla fine vuole capire questo. Gli dobbiamo dire qual è la motivazione per cui io, anziché tenerli sigillati nel comò o sotto al materasso, vado dal professionista, dal consulente appunto finanziario. Prego, Formisano. Allora, uno delle tutto va ragionato. Tenere i soldi sotto nel cassetto, c'è il primo rischio che possono venire i ladri e le vengono a rubare, mentre tenerli in banca oppure investiti, c'è la possibilità di allocarli in modo consoni a quello che sono le esigenze, perché noi dobbiamo partire sempre dalle esigenze di come allocare questi prodotti. Quindi in sostanza questo è il valore del consulente, del CF, del consulente finanziario. Sì, è come un po' il sarto, come il sarto cuce il vestito in base all'altezza oppure alla larghezza del soggetto, la stessa cosa va fatta con gli investimenti. Allora, la regia ha lanciato questa nuova slide che è molto carina, tra le altre cose, un paperone dei paperoni che si tuffa in un mare di denaro. Io da qua non la vedo. Sì, sì, allora, ce la effettivamente spieghi, ce la spieghi, ce allora, la spieghi. Là dice, le performance del nostro portafoglio non li fanno i mercati, ma i nostri comportamenti. Bravo. Facciamo un esempio. Eccola qua. Oggi, cioè ieri, nel mese di marzo 2020, con l'avvento del Covid, c'è stata una grossa opportunità sui mercati finanziari. Dico io, c'è stato un momento di saldi. Ragazzi, ma se sappiamo che non faccio pubblicità, una marca di telefonino che oggi costa 1.000 euro e noi lo troviamo con uno sconto del 30%, il negoziante X troverà la fila. Perché la stessa cosa
non la usiamo sui mercati finanziari. Ecco la spiegazione dei comportamenti. I comportamenti li facciamo noi. Noi quando troviamo il mercato a saldo dobbiamo capire che dobbiamo entrare nei mercati, oppure non dobbiamo uscire se stiamo dentro, dobbiamo tenere i nervi saldi, perché uscire in un momento sbagliato e quello fa la performance del nostro portafoglio. Menditto, cosa determina appunto gli orientamenti, come giustamente Formisano li ha definiti? Cosa determina gli orientamenti dell'investitore, piccolo, medio, grande che sia? Emotivamente, chiaramente. La fiducia. Non mi aspetto una risposta tecnica. No, assolutamente. Io penso che ciò che è necessario è creare un legame di fiducia. È la prima cosa, no? Un bravo, po' l'accennato anche è fondamentale. Problema. Perché ovviamente, considerando che io sto dando il mio potere, anche se è simbolico, quello che devo fare primariamente è fidarmi di te, sapere che quello che stai dicendo mi porterà davvero i frutti che mi stai proponendo. È quello che secondo me è necessario. Creare questa alleanza, questa fiducia è la prima parte per iniziare questo processo che crea poi dinamismo, i soldi in questo modo. Però, mi perdoni, lui è stato bravissimo, devo dire, Formisano, perché l'immagine di quella piramide, che la base c'ha un fondamento importante perché poi sostiene il vertice e tutto il resto, però man mano che si sale si arriva alla punta della piramide dove ci sta quella quota eccedente di risparmio sulla quale lui dice: io posso anche giocare, però ti garantisco che c'hai i soldi sicuri, che se hai la possibilità di muovere dei soldi, se hai un'emergenza, un'urgenza immediata, poi guarda, ti è rimasto questo spicchio in alto, questo triangolino in alto a tutto, sul quale io posso giostrare e farti guadagnare, giusto Formisano? Certo, certo. Sono stato bravo, ragazzi. Bravissimo. Guardate, veramente. Scusatemi da casa, ma mi do un bacio, dai. Ancora un'altra. Formisano odia le telecamere. Guarda, sì, me sì. Si è innamorato. No, non sei il mio tipo. Allora, un'altra domanda che avrei sempre da fare alla nostra amica dottoressa è quello che molte volte mi trovo a confronto con un cliente. Dico, sai, su 100 stai guadagnando guadagnando il 30%, quindi il cliente mi guarda e dice: bah, ok, mi fa piacere. Caso contrario, cosa succede se io vado dallo stesso cliente e dico: stai perdendo il 30%? Si amplifica la paura. E se io non ho fatto un buon lavoro alla base, io effettivamente mi trovo in difficoltà col cliente. Però io volevo capire quello che scatena il panico nel cliente sapendo di avere la perdita. E questa è una domanda molto importante, peccato che la linea della dottoressa Menditto, stiamo cercando di ricollegarci, è caduta. E tra le altre cose, guardate, da casa, amici, voi ci conoscete ormai da anni, ci seguite affettuosamente, e forse è stato quasi ricollegato il collegamento, riusciamo a parlare di argomenti anche abbastanza ostici, complessi, sorridendo, proprio per alleggerire i temi, che so, perché quando si parla di denaro, ragazzi, si parla di cose serie, non perché il denaro sia una cosa seria, ma il denaro ci consente di fare tantissime cose serie e qualcuno anche non, purtroppo. Vabbè, quindi, ci consente anche di sognare, se vogliamo, a volte c'è questa, brava, sì, perché però c'hai una bellissima domanda, sì, da casa. Quali possono essere gli investimenti da consigliare ai giovani, dato il ribasso del reddito attuale e soprattutto all'incertezza della continuità del lavoro e del reddito in questo momento? Perché dovremmo avere fiducia? Quali sono questi investimenti? C'è il nome del chi? No. Diego, io leggo. Sì. Diego da casa. Diego, stiamo leggendo la tua domanda, continua a seguire la risposta. Per chi era? Per tutti e due. Chi vuole rispondere? Ma io ho un suggerimento, lo dicevo prima, chi fa questo lavoro di consulenza
deve necessariamente guardare ai giovani e al loro precario reddito, anche perché contribuisce, secondo me, ad un'educazione, chiamiamola, al finanziario o al risparmio, perché c'è un target della popolazione che non ha avuto la possibilità, vuoi per pregressi storici, vuoi perché anziana, non ha un'educazione finanziaria necessaria a ricevere quelli che sono gli impulsi oggi dell'economia, molto diciamo ricca di accadimenti e stravolgimenti. Quindi più che il risparmio di una volta storico alle poste eccetera eccetera, oggi c'è anche un risparmio con le app, o forse chiedevo diciamo a Formisano se c'è. È stato ripreso il collegamento, abbiamo paura, timore che possa ricadere. Mendito, lei non ha sentito la domanda perché era caduta un attimo. Ma gliela fatta? Sì, no, non mi sono fatta niente, state tranquilli. La posso fare io, dottoressa, una domanda? Ma secondo lei certo. la sfiducia sugli investimenti, sul risparmio, sulla gestione, insomma, può essere dovuta anche al fatto che abbiamo meno sogni? I ragazzi oggi giovani non riescono a proiettare nel futuro i propri sogni? Certamente se vogliamo contestualizzare in questo momento storico che stiamo tutti vivendo, è sicuramente così. La fiducia per il futuro è una cosa che è davvero difficile in questo momento credere fermamente. Il problema è anche che molto spesso ciò che si fa è educare i nostri figli non a fare quello che si piace, ma a cercare il lavoro dove si guadagna di più. Questo significa che ovviamente il denaro è davvero una cosa necessaria, una cosa importante, ma probabilmente quello che conta è che, e ne sono certa di questo, se facessimo quello che davvero desideriamo fare, il denaro verrebbe da solo, no? Assolutamente sì, infatti ce n'era un altro che ci scrive: guardare oltre, spendere per soddisfare i propri bisogni, però avere anche poi la saggezza, perché ci stanno tantissimi giovani che sono molto più saggi di tanti anziani, la saggezza di mettere via qualche soldino. Prego Formisano. Signori miei, ma qua si parla di momento difficile. Io vivo in modo positivo questo momento. Questo ci fa molto piacere. Ci fa molto piacere, ma iniziamo a ragionarci un poco sopra. Oggi il mondo sta vivendo un grosso cambiamento. Sono fiducioso perché se pensiamo che il parco, se lei mi chiede domani il futuro com'è, io le dico bah. Sfera, ma nel futuro io lo vedo veramente roseo. Se pensiamo che tutto il parco circolante mondiale automobilistico, ragazzi, signori miei, deve cambiare, ma non ce l'ho detta ormai l'economia, ce l'ho detta la natura. Quindi abbiamo l'obbligo, abbiamo l'obbligo di cambiare, quindi ci sono delle opportunità, ok? Di che vogliamo parlare? Delle energie? L'energia attuale è completamente da rifare. Cioè tutto quello che viviamo con l'energia, cioè il futuro è nell'energia alternativa. E ci sono, ma sempre la terra, cioè ormai la natura ci detta questi parametri, non più gli interessi. Perché voi o non voi ci stanno dicendo che le riserve petrolifere non basteranno forse per i prossimi 20 anni. Io infatti su questa cosa io sono molto d'accordo con lei, mi piacerebbe contrapporre al deep state il green state, perché stamattina era un convegno molto importante, il tema centrale era proprio questo e lo abbiamo fatto a Pozzuoli, veramente in un convegno molto molto bello. Io sono d'accordo con lei, perché qualcuno da casa dice questi sono pazzi, qua sta morendo la gente, siamo con la paura addosso. Invece ha ragione Formisano, ha fortemente ragione Formisano, perché vedete c'è un azzeramento totale dell'economia mondiale per quanto riguarda certi livelli, mentre invece i livelli superiori stanno incassando, incamerando denaro. Quei soldi vanno reinvestiti, appunto, ha fatto un esempio lampante, il parco macchine, ma anche il parco trasporto, no? Il trasporto pubblico. Ma stiamo facendo degli esempi proprio di casa nostra, così per entrare
in sintonia con chi ci sta seguendo. Nel momento in cui si va a modificare, a sostituire, a cambiare, si genera indubbiamente, inevitabilmente occupazione. Ingenerando o rigenerando l'occupazione, comincia a girare denaro. Nel momento in cui gira denaro, gira l'economia e gira anche gli spalmi. Ma pensiamo, ragazzi, pensiamo all'altro ieri, i negozi Blockbuster, cioè dove erano quei megastore che vendevano film di tutti, quelle videocassette, oggi è cambiato, cioè il mercato li ha spazzati via, oppure che ne so, la fotografia, oggi con un piccolo telefonino noi riusciamo a fare foto, video, e tutta quella parte di economia si è mutata. Non possiamo dire che non esiste più, perché la fotografia esiste e si è rivalutata. Esposito, noi siamo quasi ai titoli di coda, abbiamo ancora qualche minuto e io voglio fare un approfondimento su questa cosa. Effettivamente il sistema sociale si è sfasciato, perché al di là di quello che noi vediamo e viviamo, esiste quella, una vera e propria paura, non tanto recondita, molto manifesta. Però i giovani che sembra che non facciano nulla, siano indifferenti a tutto quello che sta accadendo, contribuiscono moltissimo, perché ormai il mercato, diciamo, una volta noi andavamo al supermercato, il mercato dell'acquisto oramai si fa sui grossi vettori, e non sono più i supermercati, il salumiere di prossimità o il negozio tecnologico di prossimità, si fa sui grossi vettori tipo Amazon, tipo Google. Quindi contribuiscono, secondo lei, in qualche modo al rilancio di una certa economia? Ma è un'economia molto complessa, completamente distante da probabilmente quella che è la strada e i beni reali o la vita dei cittadini. Certo è che però sui giovani vorrei un attimo e il rapporto con l'economia. Credo che oggi, così come per corrispondenza tempo fa si acquistava l'enciclopedia e veniva recapitata a casa sempre con, oggi lo si fa con, ecco, non esiste più l'enciclopedia, o meglio esiste un qualcosa di diverso, le informazioni sono molto più facili da reperire sui social e quant'altro. Oggi il giovane, un ragazzo che usa quotidianamente un telefono, un iPhone, può acquistare anche a chilometri di distanza o in un altro paese completamente dall'altra parte del globo un bene che gli occorre per la vita quotidiana, che spesso forse nell'economia reale non trova. Questo però ci deve far riflettere, perché è un'attitudine comunque all'acquisto. C'è un movimento di economia. C'è comunque un movimento di economia, però il problema è questo: dove va a finire poi l'introito? Se nelle mani di grandi gruppi finanziari o si riesce ancora a spalmare tra il piccolo risparmio, che poi è la vita reale quotidiana. Mi stanno scrivendo da casa che non riescono a collegarsi. Noi, devo essere sincero, noi abbiamo fatto fermare un attimo il centralino, perché veramente eravate in tanti, ma stanno arrivando un pochino anche sui social. C'è questa domanda di Andrea che vale per tutti e due, ha detto per gli ospiti in studio. Molti dicono che i mercati, avete detto che i mercati stanno andando bene, quindi Formisano, conviene ancora investire? Questa è la domanda, spero di averla posta come era nella mente di Andrea. Prego Formisano. Allora, oggi i mercati, contrariamente a quello che si respira nel quotidiano, i mercati stanno super performando, cioè significa che il quotidiano non dialoga con il futuro, i mercati sono sempre avanti rispetto al futuro, cioè se il mercato ci sta dando il segnale di positività, significa che il futuro è certo. Quindi noi su questa frase dobbiamo chiudere, perché siamo ai titoli di coda veramente. Io voglio ringraziare tutti quanti voi che ci avete
pazientemente seguiti da casa, perché mi rendo conto che è un argomento complesso, perché quando si parla dei soldini abbiamo tutti quanti il timore di cui abbiamo discusso. Voglio ringraziare Rita Menditto, dottoressa, io la ringrazio moltissimo, spero di averla prestissimo in studio, quindi la salutiamo, io la saluto a nome di tutti quanti noi, buona serata. Grazie. Certamente, con piacere, saluti a tutti, grazie. Grazie per essere stata con noi, grazie anche voi da casa, grazie a tutti quanti, guardate veramente siete stati tantissimi, molti commenti, qualcuno non aveva ben inquadrato il tema della puntata, però va bene tutto, va bene, ognuno deve dire quello che pensa, come lo pensa e quello che crede. Io devo ringraziare Formisano che ci ha dato questa opportunità di discutere, di allargare, poi probabilmente riusciremo a fare una puntata più avanti sullo stesso argomento, però con soggetti diversi, e quindi io ringrazio Formisano, ringrazio anche della struttura che lo sostiene, ringrazio l'avvocato Antonio Esposito che è stato veramente molto gentile a venirci a salutare ancora qui ospite dei nostri studi, siete stati tutti quanti meravigliosi, grazie Giussi per il sostegno psicologico, grazie anche alla regia, ai tecnici in studio che voi non vedete da casa, che hanno fatto i matti appresso a noi. Noi ci vediamo venerdì prossimo con l'aiuto di Dio e anche del risparmio. Ale. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli. 081 560 2208. Numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggio Reale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. SPA. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it.